hanno espresso i prescritti pareri che sono in distribuzione. In particolare, tale ultimo parere reca una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, che sarà posto in votazione ai sensi dell'articolo 86,4 bis del regolamento. E allora ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori la deputata Maria Coscia. Deputata Coscia, prego. Grazie Presidente. Come lei ricordava, ieri si è svolta la discussione generale su questo provvedimento, che è sicuramente un provvedimento molto importante, a cui noi atteniamo appunto un'importanza assolutamente straordinaria. Ma già alla collega Scani, che è relatrice di maggioranza, e la collega Ghizzoni hanno ricostruito l'iter del provvedimento in Commissione, che certamente ha richiesto molto tempo, ma che tuttavia ha avuto nelle ultime settimane una possibilità concreta di avere un esito, a nostro avviso, sicuramente proficuo, se si riprende appunto nell'ambito della sede della Commissione una discussione sul merito di questo provvedimento. Perché se è vero, come dicevo, che da un lato è passato un bel po' di tempo, dall'altro è vero che solo nelle ultime settimane si sono verificate alcune condizioni concrete che io vorrei richiamare e sottolineare. La prima è la disponibilità espressa dal sottosegretario Faraone in sede del Comitato Ristretto di una volontà del Governo di accompagnare questo provvedimento e di sostenerlo, e dall'altra la necessità tuttavia di acquisire degli elementi certi, dei dati certi che consentano di avere come punto di riferimento due questioni, cioè da un lato l'obiettivo fondamentale che è quello di ridurre le tasse universitarie e di attivare una nuova politica significativa per facilitare il diritto allo studio universitario, quindi un'attenzione molto forte rispetto ai diritti degli studenti. Ma dall'altra anche di trovare delle soluzioni che consentissero di trovare risorse ai fini di ristorare, di fare in modo che non ricadesse il mancato introito da parte delle università sul fondo di finanziamento ordinario che, come sappiamo, ahimè, è già stato profondamente taglieggiato a partire dal 2008 con le scelte fatte a suo tempo dal governo Berlusconi. Quindi bisogna determinare queste due condizioni affinché si possa avere un esito positivo di questo provvedimento. A questa proposta di legge era anche abbinata la proposta Ghizzoni, che poi è stata appunto disabbinata. Quindi, proprio perché a nostro avviso ci sono le condizioni per arrivare in porto positivamente, abbiamo insistito con il gruppo del Movimento 5 Stelle di appunto continuare il lavoro proficuo che era avviato nel Comitato Ristretto. Ma il Movimento 5 Stelle ha deciso comunque di mantenere questa calendarizzazione. Noi come maggioranza abbiamo anche i numeri eventualmente per respingere la proposta di legge, ma francamente, Presidente, pensiamo che assolutamente di no, perché convergono alcuni obiettivi fondamentali e il lavoro che abbiamo fatto lo dimostra. Per questo chiediamo il rinvio in commissione di questo provvedimento in modo da riprendere un cammino attento proprio per affrontare seriamente il tema. Grazie. Allora, io quindi ho una richiesta di rinvio in commissione, devo dare la parola uno contro uno a favore, però vedo che il deputato Sibilia mi fa dei cenni. Mi dice su che cosa, deputato? Solo sull'ordine dei lavori oppure aspetti regolamentari, diciamo, che regolano questa questione. La richiesta sostanzialmente che viene fatta dal Partito Democratico è quella di rinvio in commissione. Io faccio soltanto una valutazione, che è la seguente. La proposta in questione è in quota minoranza, quindi se la maggioranza chiaramente richiede il rinvio in commissione, secondo noi si pone anche una questione di equilibri, di discussione tra le proposte della maggioranza e della opposizione. Secondo punto, la proposta è in discussione dal 18 luglio 2013, 3 anni, 35 sedute di commissione, di cui 24 di comitato di ristretto. Quattro sedute di indagine conoscitiva aggiuntive e sei dibattiti connessi. Più di 20 deputati sono intervenuti in questa discussione. La domanda, sfido chiunque,
a dire che questa proposta non è stata discussa abbastanza. Io credo che arrivi un momento nella storia del Parlamento nel quale l'opposizione porta in aula una proposta di legge e credo che la